Ciao amici e bentornati su Giugissima. Nel video di oggi voglio affrontare il tema dell'intelligenza per capire quali sono i diversi tipi di intelligenza e come fare per migliorarli al fine di vivere meglio. Spero che questo video vi dia qualche spunto positivo da mettere in pratica nell'anno nuovo. Prima di tutto voglio fare una precisazione che forse sarà chiara solo una volta guardato tutto il video. A mio parere, il desiderio di diventare più intelligenti non deve essere necessariamente solo legato al successo nella vita professionale o accademica, al successo nella carriera, ma deve essere orientato a renderci persone migliori a 360 gradi. Come vedremo tra poco, ci sono almeno 6 diversi tipi di intelligenza, ciascuno dei quali opera in un diverso ambito della nostra esistenza. Quindi, in fin dei conti, diventare più intelligenti significa diventare esseri umani migliori, comprendere meglio tutto quello che ci circonda, al fine di essere liberi dai condizionamenti esterni e di riuscire a pensare con la nostra testa. Passiamo ora ai 6 tipi di intelligenza, o meglio, ai 6 modi in cui il nostro cervello funziona. Le informazioni che sto a condividere sono frutto di ricerca nell'ambito delle neuroscienze e delle scienze cognitive. Se volete approfondire questi argomenti, vi consiglio un libro dal quale ho preso molti spunti per questo video, che è The Source di Dr. Tara Schwartz, e in credo esista in italiano con il titolo La Fonte, ma vi lascio tutti i link nella description box. La parte più scientifica di questo video è basata sugli studi di Dr. Tara Schwartz. Il primo tipo di intelligenza è quella logica, che forse è il tipo di intelligenza più noto. La logica ci permette di porre in relazione concetti astratti con fatti concreti, in base a regole predeterminate e a rapporti di causa-effetto. Il nostro cervello utilizza la logica quando deve risolvere un problema di matematica, fisica o chimica, quando deve risolvere un caso pratico di diritto, o più in generale quando dobbiamo argomentare, ad esempio, nella scrittura di un saggio oppure di una tesi. Ma la logica entra in gioco anche quando dobbiamo prendere decisioni nel mondo reale, cioè nell'ambito della nostra vita, perché la logica ci permette di valutare tutti i benefici e tutti i costi di ciascuna opzione e di scegliere l'opzione che logicamente è migliore. Per migliorare la logica occorre sviluppare il pensiero critico e mantenere sempre una sorta di dubbio, testare una seconda volta le proprie conclusioni. Per esempio, quando si risolve un problema di matematica oppure un caso pratico di diritto, occorre sempre testare la soluzione, metterla sotto pressione, analizzare le differenze tra il caso in esame e gli altri casi esaminati precedentemente e, in generale, osservare il problema e la soluzione da una prospettiva diversa. In generale, nella vita quotidiana, il mio consiglio per sviluppare la logica è quello di porsi delle domande su quello che normalmente diamo per scontato e cercare di trovare una soluzione, una risposta logica. Ad esempio, possiamo chiederci come funziona un elettrodomestico per cercare di capire logicamente quali sono le cause e l'effetto che ne determinano il funzionamento. Oppure si può provare a risolvere esercizi di ragionamento logico che si trovano online oppure sui libri di matematica. L'importante è comunque abituare il cervello, allenarlo ad utilizzare rapporti di causa-effetto, ad applicare regole e a riconoscere nei casi concreti quello che è un concetto astratto. Il secondo tipo di intelligenza è l'intuizione. L'intuizione viene definita come la conoscenza diretta e immediata di una verità che si manifesta allo spirito senza dover ricorrere al ragionamento. Talvolta viene considerata come una forma privilegiata di conoscenza che consente una vera e propria comprensione profonda superando gli schemi dell'intelletto. Ad esempio, l'intuizione si manifesta quando davanti a un problema ci pare chiara la soluzione, ma non abbiamo conoscenza dei passaggi intermedi, quindi vediamo subito la soluzione, ma non vediamo il percorso che conduce ad essa. Rispetto al ragionamento logico di cui abbiamo parlato prima, quindi, l'intuizione è una sorta di salto alla conclusione senza procedere appunto secondo la logica. Un fatto interessante, se volete anche curioso, riguardo all'intuizione è che molti studi scientifici, soprattutto americani, hanno ricollegato l'intuizione al funzionamento non del cervello,
ma indovinate un po', al funzionamento dell'intestino. Infatti in inglese l'intuizione si chiama gut feeling e gut è appunto l'intestino, quindi è la sensazione dell'intestino. Secondo questa corrente scientifica è appunto la salute della flora intestinale a determinare la qualità delle nostre intuizioni e se il nostro intestino non è in buona salute, le intuizioni non vengono neppure percepite e riportate al cervello. In generale, per migliorare l'intuizione occorre, oltre ad avere una buona salute della flora intestinale per chi segue questa teoria, mettersi nella condizione di percepire questi stimoli esterni, cercando di limitare quelle chiacchiere mentali che spesso occupano la nostra mente, come tutte le ansie e i giudizi sul mondo esterno. Oltre ad osservare il mondo esterno, occorre anche avere una maggiore consapevolezza di se stessi, in modo da cogliere ed interpretare le intuizioni e poterle trasformare in qualcosa di più. Soprattutto per questo ultimo passaggio vi consiglio di provare la meditazione, perché la meditazione con l'attenzione sul respiro e sul corpo aiuta la mente ad essere più recettiva delle intuizioni. Il terzo tipo di intelligenza è quella emotiva ed è quella in relazione alla quale ci si trova spesso più in difficoltà. L'intelligenza emotiva consiste nella capacità di non farsi trasportare dai propri sentimenti e di non agire esclusivamente in balia delle emozioni. Non si tratta quindi di non avere emozioni, ma si tratta di imparare a conoscere e a controllare le proprie emozioni in modo da non sbottare contro la prima persona che passa quando siamo arrabbiati e non fare una scenata quando ci sentiamo frustrati. Ma l'intelligenza emotiva è anche quella che ci permette di comprendere le emozioni delle altre persone. Ad esempio, se una persona ci insulta apparentemente senza motivo, grazie all'intelligenza emotiva riusciamo a capire che quella persona molto probabilmente ha un problema personale che non dipende da noi e che quell'insulto non era diretto a noi, era diretto a qualcosa di totalmente diverso. E tuttavia, proprio per mancanza di intelligenza emotiva, quella persona si è lasciata trasportare e guidare dalle emozioni del momento e ha quindi riversato la sua frustrazione su di noi. Se neppure noi avessimo intelligenza emotiva, risponderemmo a tono, ci rimarremmo male, ci arrabbieremmo e magari riverseremmo la rabbia e la frustrazione derivante da quell'episodio su qualcun altro che a sua volta non c'entra nulla e quindi genereremmo una reazione a catena di negatività. In un mondo che osanna l'intelligenza logica e spesso disdegna le emozioni, credo che un po' più di intelligenza emotiva e di empatia possano renderci persone migliori, possano farci avere relazioni personali più positive e in generale possano farci vivere meglio. Per sviluppare l'intelligenza emotiva occorre prima di tutto impegnarsi ad ascoltare gli altri, a mettersi nei loro panni e a comprendere i loro sentimenti. Per quanto riguarda il controllo delle proprie emozioni, è utile provare a pensare prima di agire per evitare di farsi trasportare dalle emozioni. Riflettere, ad esempio, su quali sono i motivi che ci portano ad agire o reagire in un certo modo e provare a fermarci prima di avere quell'azione o reazione. È quindi essenziale avere un buon equilibrio tra logica ed emozioni e curare anche l'aspetto dell'intelligenza emotiva. Il quarto tipo di intelligenza è l'intelligenza fisica, che consiste nel rapporto tra corpo e mente. L'intelligenza fisica, in parte anche come l'intuizione, consiste nella recettività rispetto agli stimoli che provengono dai nostri sensi e la capacità di comprendere lo spazio che ci circonda in base ad essi. Pensiamo ad esempio a Sherlock Holmes e alla sua capacità di trovare indizi in qualunque ambiente gli si trovi. Ma l'intelligenza fisica va oltre i cinque sensi e si manifesta anche nella cosiddetta interocezione. L'interocezione è la capacità di comprendere quello che accade all'interno del nostro corpo, grazie agli stimoli che esso manda alla nostra mente e di agire di conseguenza. Si tratta ad esempio di comprendere quando abbiamo realmente fame e distinguere queste situazioni da quelle in cui abbiamo la cosiddetta fame nervosa, oppure di distinguere i momenti in cui siamo veramente stanchi e abbiamo bisogno di dormire da quelli in cui un sonnellino è soltanto un'occasione per procrastinare. Sia in generale, sia nello specifico in relazione allo studio e al lavoro, l'interocezione ci permette di lavorare sodo, preservando tuttavia la nostra salute fisica e mentale ed evitando di esaurirci. Questo tipo di intelligenza non deve essere sottovalutata, perché la qualità e la quantità del nostro lavoro
lavoro, del nostro studio, dipendono molto dal modo in cui consentiamo al nostro corpo, alla nostra mente, di recuperare le energie. E possiamo fare ciò soltanto se siamo in grado di ascoltarli. E questo tipo di attenzione nei confronti del nostro corpo è quello che ci permette di capire immediatamente quando c'è qualcosa che non va, quando abbiamo bisogno di un consulto dal medico e quando magari abbiamo un'intolleranza alimentare o una carenza di vitamine. Per quanto riguarda i modi per migliorare la propria intelligenza fisica, io trovo che sia molto utile fare meditazione e comunque essere presenti in ogni momento della propria vita, quindi essere attenti quando si cammina, quando si mangia, cercare di vivere nel momento e di non essere trasportati costantemente dal chiacchiericcio mentale. Ciò significa concentrarsi talvolta sulla qualità del nostro respiro e anche sugli impulsi, come ad esempio la fame, per capire se siamo veramente affamati e abbiamo bisogno di cibo, oppure se la fame è una fame finta dettata dallo stress. Oppure concentrarsi sulla propria stanchezza per capire se abbiamo veramente bisogno di riposare oppure se vogliamo solo procrastinare. Per me un altro modo utile per allenare la mia intelligenza fisica è fare camminate, andare a correre, fare yoga e in generale muovere il mio corpo. So che a molti lo yoga non piace, però personalmente posso consigliarvi di provarlo perché aiuta veramente a connettere il corpo e la mente. Il quinto tipo di intelligenza è la motivazione, cioè la capacità di andare avanti e perseguire i propri obiettivi anche quando sarebbe più facile rinunciare. Questa è la famosa motivazione che sembra mancare quando si tratta di studiare, di andare a correre, di andare in palestra o di mettersi a dieta. Ci si riferisce a questo tipo di intelligenza anche chiamandola resilienza, cioè capacità di affrontare le difficoltà e i fallimenti e di continuare a perseguire i propri obiettivi. Si tratta quindi di allontanare il disfattismo, comprendere la motivazione profonda di quello che facciamo e continuare ad andare avanti. Un aspetto fondamentale della motivazione è appunto avere chiaro il proprio obiettivo ed avere un obiettivo che rappresenta qualcosa che ci appassiona. La chiarezza in relazione all'obiettivo che ci prefiggiamo è essenziale in quanto consente di avere una visione più ampia, una visione d'insieme e una prospettiva più ampia sui sacrifici che dobbiamo fare in un determinato momento. Tuttavia l'obiettivo, e lo ripeto ancora una volta, deve essere qualcosa che ci appassiona, qualcosa che ci piace anche nel momento in cui lo perseguiamo e non soltanto in relazione al risultato finale. Altrimenti, se l'unica cosa che ci fa lavorare sodo è il risultato finale, rischiamo di ipotecare il presente in vista di un futuro che potrebbe non arrivare mai. Il fulcro della motivazione come intelligenza sta quindi nella scelta consapevole dei propri obiettivi sulla base di ciò per cui si ha una passione. Talvolta, tuttavia, si tratta di fare l'operazione inversa e rimuovere gli elementi che ci demotivano in modo da riscoprire la passione per ogni piccolo passo nel perseguimento dei nostri obiettivi. Nel mio personalissimo caso, ad esempio, smettere di guardare serie TV e liberarmi di Netflix mi ha permesso di riscoprire la passione per la lettura e per la crescita personale, e questo tipo di libri mi hanno aiutato ad avere un nuovo e più produttivo approccio allo studio, facendomi quindi apprezzare di più il processo di studio verso gli esami. Per avere successo nella vita, credo che la motivazione sia ancora più importante rispetto alle capacità, perché grandi capacità senza motivazione non portano da nessuna parte, mentre una grande motivazione con poche capacità porta veramente al successo, qualunque sia la vostra definizione di successo. Se vi interessa, potrò fare un altro video in cui parlo in maniera più dettagliata della motivazione. La sesta forma di intelligenza è la creatività. Con il termine creatività non mi riferisco esclusivamente a quella artistica, ma la intendo in un senso molto più ampio. Si tratta di creare il massimo con gli strumenti che abbiamo a disposizione, di crearci nuove possibilità e di trovare soluzioni. In questo senso, la creatività è anche la libertà dagli schemi rigidi che ci sono imposti dall'esterno, dagli altri e dagli schemi che noi stessi ci imponiamo in modo da trovare la nostra strada. In questo modo possiamo vedere possibilità, soluzioni dove gli altri vedono problemi e limitazioni. Ad esempio, l'uomo comune in piedi sulla spiaggia, guardando verso il mare, verso la linea dell'orizzonte, vedrebbe una limitazione, la fine del suo mondo. Ma il navigatore, il velista al suo posto in piedi sulla spiaggia, vedrebbe nell'orizzonte l'inizio di un nuovo mondo. La creatività, che è purtroppo spesso
sottovalutata può in realtà aiutarci a costruirci la vita che vogliamo. Infatti, tutti possiamo essere creativi. Non si tratta di essere bravi a disegnare, suonare uno strumento, scrivere o scolpire. Si tratta invece di lasciare la nostra mente libera di muoversi al di fuori degli schemi rigidi. Per fare ciò bisogna sviluppare un po' di autostima e bisogna liberarsi, vincere la paura del giudizio degli altri. Vi garantisco che se non mi fossi impegnata per sviluppare la mia intelligenza creativa, questo canale YouTube non esisterebbe e in questo momento non potreste guardare questo video. Quindi un consiglio che mi sento di darvi è quello di trovare il tempo e la libertà per sviluppare la vostra intelligenza creativa. Ecco a voi quindi un video con alcune considerazioni sui 6 tipi di intelligenza, intesi come 6 modi di intelligere, di comprendere il mondo. In realtà ci sarebbe moltissimo da dire per ciascuno di questi 6 tipi di intelligenza, e se volete posso fare dei video specifici su ciascuno di essi, fatemi sapere quelli che vi interessano di più. Tutto ciò per dirvi che in realtà siamo tutti intelligenti in maniera diversa, perché ciascuno di noi contiene un diverso mix di queste qualità e proprio per questo abbiamo molto da imparare gli uni dagli altri. Qualunque siano gli obiettivi nella vostra vita, qualunque sia la vostra definizione di successo, sono certa che tutti e 6 questi tipi di intelligenza giochino un ruolo essenziale. Spero che il video vi sia piaciuto e che possiate trarre alcuni spunti positivi da mettere in pratica nell'anno nuovo. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.